Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con il vostro Books. Andremo a parlare della mia esperienza con questo nuovo obiettivo grandangolare. Tutto questo ovviamente dopo la solita sigla. Beh ragazzi, siamo arrivati a Decontra di Caramanico, provincia di Pescara, e adesso ci accingiamo, qui con il buon collega, ad andare verso la Valle dell'Orfento e a testare ovviamente il mio nuovo 15 mm. Lo userò penso oggi a F5-6 almeno, se non di più, più chiuso, e andiamo appunto a vedere come si comporta. Prima di partire vi ricordo di seguirmi su Instagram, iBooksus, trovate il link anche qui sotto in descrizione, perché lì pubblico molto più spesso, sono molto più attivo sia sulle stories sia sul feed. Sto facendo anche una serie dedicata al mondo della fotografia su IGTV e qui su YouTube dedico meno tempo rispetto a quanto ne dedicavo prima, anche perché vedo anche meno feedback, più feedback appunto su Instagram. Ma comunque il canale non morirà mai e quando avrò voglia di dirvi qualcosa ve la dirò anche qui su YouTube. Parliamo appunto di questo Irix 15 mm. All'inizio ero indeciso, come molti di voi che forse stanno guardando questo video, se acquistare o no un Samyang 14 mm, un Tokina 11-16 o 16-20, insomma un obiettivo grandangolare adatto per APS-C, dato che io appunto ho un 80D, e alla fine, dopo aver guardato tantissimi video su YouTube del Samyang 14 mm, del Tokina 11-16 e anche di qualche Sigma un po' molto più costoso, ho scritto su Facebook in una pagina dedicata al mondo della fotografia paesaggistica, che si chiama appunto Fotografia Paesaggistica Italiana. Vi lascio il link anche di questa pagina qui sotto in descrizione. Ho chiesto quale fosse la scelta migliore tra gli obiettivi che appunto avevo visto, quindi il Samyang e il Tokina, e una ragazza, di cui io in questo momento non ricordo il nome purtroppo, mi ha consigliato Irix, che appunto è questa marca qui, che produce lenti, non molte lenti come Canon, Nikon, Sigma, Tamron, Tokina, insomma tutte le marche un po' più blasonate, sicuramente più di questa. Mi ha consigliato questa marca, non la conoscevo, la sono andato a cercare su internet e ho visto che produceva solamente due obiettivi, allora adesso tre. Questo 15 mm in due versioni, Blackstone e Firefly, adesso vi spiego cosa cambia, e un 11 mm sempre in versione Blackstone e Firefly. Adesso produce anche un 150 mm macro f2.8, ma soffermiamoci un attimo su questi obiettivi grandangolari. Andiamo subito a prendere l'obiettivo, che è proprio qui dentro questa custodia rigida. Prima differenza rispetto alla versione Firefly. Allora, entrambi gli obiettivi, quindi il 15 mm e l'11 mm, esistono in due varianti in cui la lente, l'obiettivo di per sé, è uguale, identico, quindi sono due obiettivi apparentemente, qualitativamente, nel risultato finale della foto, uguali. Ma cosa cambia? Cambia il fatto che questo Blackstone, la versione Blackstone di entrambi, è tropicalizzata, che vuol dire che resiste ad umidità, intemperie, meglio di quella Firefly. È più pesante perché è realizzata in lega di magnesio e non in plastica, seppur rigida, della versione Firefly. E sostanzialmente cambia solo questo tra le due varianti. Cambia ovviamente anche il prezzo, che per la versione Firefly di questo modello su Amazon si trova all'incirca a 450 euro, 400-450, varia molto, mentre la versione Blackstone si trova a 650 euro per il modello con innesto Canon. Esistono tre innesti per questi obiettivi: Canon, che è questo qui, Nikon e Pentax, ma con un anello adattatore potete adattarlo anche se avete una Sony ad esempio. Il primo vantaggio che mi viene in mente, diciamo di valore, rispetto a un Samyang o un Tokina che avrei scelto precedentemente, è il fatto che questo Irix, anzi questi Irix tutti quanti della gamma, della marca, sono compatibili sia su full frame che su APS-C. Questo mi ha portato all'acquisto, è un motivo di acquisto, perché se in un futuro dovessi cambiare fotocamera,
la cambierei di sicuro con una full frame, quindi avrei già un obiettivo compatibile. Un altro vantaggio rispetto al Samyang e al Tokina, ma in generale a tutti quegli obiettivi che appunto sono f2.8 grandangolari, è il fatto che questo qui è appunto f2.4, quindi potenzialmente più luminoso rispetto a quelle lenti. Come vedete non è molto grande, anzi appunto essendo un grandangolare è abbastanza grande, ma è abbastanza anche corto. Più che altro è molto grande appunto sulla parte frontale, perché togliendo il paraluce qui vedete che appunto ha un diametro molto elevato di ben 95 mm. Ed ecco un altro motivo per cui l'ho acquistato. Mentre il Samyang o anche altri obiettivi grandangolari possono montare solamente dei filtri a lastra, quindi dovete comprare il portalastre, i filtri a lastra e metterceli davanti, questo obiettivo ha molte più scelte per quanto riguarda i filtri. Potete montare appunto dei filtri a vite classici da 95 mm però, venduti sia da Aerix sia da altre marche, dei filtri a lastra come tutti quanti gli obiettivi, ma Aerix ha introdotto anche un'altra possibilità. Io la utilizzerò temporaneamente solo in alcuni casi, ma ad alcuni potrebbe fare davvero comodo. Si tratta dei filtri a gelatina. Questi filtri a gelatina non vanno davanti la lente, ma vanno dietro. Vi faccio vedere un attimo. Come vedete qui c'è l'innesto dell'obiettivo e qui possono essere inseriti dei filtri a gelatina che sono di dimensione 29x29, ve ne mostro tra poco qualcuno. Vengono inseriti qui praticamente tra l'obiettivo e il sensore e sono dei filtri ND, ND4, ND8 ed ND16 che vanno appunto a diminuire la luce in entrata dall'obiettivo. Come vedete l'obiettivo non è totalmente manuale perché appunto ha questa ghiera di contatti che appunto una volta connesso l'obiettivo alla fotocamera vanno a comunicare non solo i dati EXIF ma permettono anche la regolazione del diaframma non dall'obiettivo ma appunto tramite direttamente il comando posto sulla reflex o sulla mirrorless, e vanno a fare anche un'altra cosa molto molto intelligente che apprezzo davvero tantissimo: la messa a fuoco negli obiettivi totalmente manuali come questo che appunto non ha il motore dell'autofocus avviene a mano e sapete di solito quando è a fuoco solamente se lo vedete, quindi se appunto vedete che l'immagine è a fuoco capite appunto quando scattare, ma non sempre si è precisi. Infatti questa ghiera permette, pur avendo la messa a fuoco manuale, di far eseguire un beep alla macchina fotografica quando il punto nel mirino è a fuoco. Quindi diciamo è una messa a fuoco manuale ibrida, o meglio una messa a fuoco manuale che vi darà sicurezza che la scena, il punto, sia veramente a fuoco. La ghiera di messa a fuoco è davvero fluida e fa anche un piccolo click quando arriviamo alla messa a fuoco infinita, quindi all'iperfocale. Qui sopra ci sono dei numeri 16, 11 e 8, vuol dire che praticamente quando l'obiettivo è a f16, quindi è chiuso a f16, la messa a fuoco sarà all'infinito, quindi andrà in iperfocale anche se stiamo qui e non perfettamente qui, a 8 qui, a 11 qui, insomma se il diaframma è 11, 8 o 16 potete andare in iperfocale anche se non avete la messa a fuoco precisamente sulla messa a fuoco infinita che sarebbe poi l'iperfocale. Un altro vantaggio della messa a fuoco soprattutto di notte, anzi due vantaggi, sono la messa a fuoco che si può bloccare con un'altra ghiera, infatti qui sopra se ad esempio mettiamo a fuoco all'infinito possiamo bloccare la messa a fuoco girando la ghiera e andando appunto su lock. In questo caso abbiamo chiuso la ghiera del blocco della messa a fuoco e la ghiera della messa a fuoco non gira proprio più. Il secondo vantaggio è che questi numeretti che appunto ci indicano la distanza di messa a fuoco di notte comunque si vedono perché sono non stampati ma incisi sulla lente. Un'altra cosa che ha pensato Aerix quando ha progettato questo obiettivo è che quando andiamo ad usare dei filtri polarizzatori che appunto per essere utilizzati devono essere girati con le dita potremmo andare a sporcare appunto il filtro stesso con le dita, con le impronte. Quindi che cosa ha fatto? Sul paraluce c'è questo sportellino. Quando inseriamo un filtro polarizzatore possiamo andarlo ad alzare semplicemente così e appunto possiamo andare a girare il filtro polarizzatore direttamente con il dito
e non appunto andando a mettere la mano davanti, rischiando appunto di sporcarlo. Un'altra chicca di questo obiettivo inserita da Arix è la focus calibration, la calibrazione della messa a fuoco. Con il tempo, con gli sbalzi, con i movimenti all'interno della borsa, l'obiettivo potrebbe perdere la precisione della messa a fuoco, quindi ad esempio mettendo a fuoco ad infinito la messa a fuoco potrebbe non risultare infinito. Allora Arix che cosa ha fatto? Ha inserito questo piccolo buchino dove va all'interno una brugola e permette di regolare la messa a fuoco riportandola alla posizione corretta. Se succede una cosa del genere però vi sconsiglio di eseguire a mano questa procedura perché è abbastanza complicata e affidatevi ad un centro riparazione di lenti e macchine fotografiche. Sicuramente ne troverete qualcuno vicino dove abitate. Dopo, alla fine, vi mostrerò come si vede l'obiettivo nella stessa inquadratura di adesso, quindi adesso sto registrando a 18-24 mm quasi, diciamo sono a circa 22-20 mm, che in realtà essendo su APS-C sono 20x1.6, quasi 30 insomma. Con questo obiettivo che è 15 mm su APS-C avrò circa 22-24 mm. E questa qui è la scatola dell'obiettivo. Prima di farvelo vedere vi racconto un attimo dove l'ho acquistato. L'ho acquistato su subito.it. Ed attenzione, l'ho acquistato usato, ma come vedete è praticamente nuovo. Chi me l'ha venduto è stato gentilissimo e appunto ha conservato l'obiettivo nei minimi dettagli. Quindi vi consiglio, se potete, se lo trovate, di affidarvi quando acquistate una lente anche su subito.it o su anche altri negozi di prodotti usati. L'importante è che vi assicuriate che il prodotto funzioni, il pagamento con PayPal, insomma che siate sicuri sia del pagamento che del funzionamento della lente, del prodotto. Bene, adesso io direi di andare a vedere appunto come si vede questo obiettivo. Ed eccoci qui con il 15 mm innestato sulla mia 80D. Ho impostato ovviamente la messa a fuoco in manuale su di me, sulla poltrona. E appunto uno svantaggio di questo obiettivo è che non è fatto ovviamente per fare i video, tranne questi video qui in cui una persona è seduta e appunto la scena rimane fissa, non si muove praticamente nulla tranne un po' le mie mani e la mia faccia. Per il resto, se dovete fare video a livello più cinematografico, più outdoor, più in movimento, ovviamente è sconsigliato perché non ha l'autofocus. Ed è anche per quello che utilizzo l'altro obiettivo, ovvero questo qui, che è semplicemente il 18-135 uscito in kit con la macchina fotografica per fare video, dato che appunto ha l'autofocus ed è anche molto veloce. Certo, la nitidezza dell'immagine è maggiore su questo Arix, ma su YouTube la differenza si nota abbastanza poco. Ragazzi, amici fotoamatori, ma che vi devo dire? Io ve lo consiglio assolutamente se siete appassionati di paesaggi e natura come il sottoscritto, trovate tutte le mie foto, anzi magari qualcuna sta già scorrendo qui in questo video o è già appunto scorsa insomma. E ovviamente iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram indubbiamente, lasciate un commento qui sotto se avete domande particolari e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Un saluto dal vostro Books.